prospettiva sul futuro, sulle nuove generazioni che vanno allevate, che hanno bisogno di scuole, di asili. Oggi ad Arzignano c'è un asilo nido e micronido dai 3 mesi ai 3 anni in via Giolitti, che ospita fino a un massimo di 72 bambini al nido e 16 al micronido. Ma la sempre maggiore richiesta da parte delle famiglie ha imposto l'esigenza di una struttura nuova, più ampia, che risponda al meglio alle necessità attuali dei bambini. Per questo è stato realizzato un progetto tra la zona industriale e la città. Nascerà un nuovo polo per l'infanzia, dove verranno realizzati spazi educativi sani, ecologici, sicuri, luminosi, duraturi e con bassi costi di gestione e manutenzione. Siamo felici di annunciare, o meglio di mostrare, il progetto definitivo di quello che sarà il nuovo asilo nido e micronido comunale. Una struttura pensata per i nostri piccoli, i più piccoli, sarà una struttura funzionale, moderna, spaziosa, un vero fiore all'occhiello che questa amministrazione riuscirà a realizzare grazie alla partecipazione ai bandi del PNRR. Nel mese di maggio provvederemo all'affidamento dei lavori di questa importante opera, lavori che inizieranno nel mese di novembre di quest'anno e che termineranno entro il 2025. Un'opera che è certamente un fiore all'occhiello di questa amministrazione. Il progetto è interamente finanziato con fondi PNRR per 4 milioni 675 mila euro. L'avvio dei lavori è previsto entro il 30 novembre e il polo dell'infanzia sarà pronto per l'estate del 2026. Speriamo con questa nuova struttura, che potrà accogliere molti più bambini dai 3 mesi in su, di poter dare davvero un supporto alle famiglie, ai genitori, e quindi di incentivare in qualche modo la natalità.